Bravissimo. Ancora un bel applauso per i primi due. Il terzo classificato. Un bellissimo risultato. Un bel applauso. Ed ecco il quarto classificato. Bellissimo. Grandissimo Garnier, quarto. Allora, ritorniamo da Giovanni. Allora, si è partito in testa. Il tuo avversario principale penso che fosse Luca, ma Di Renzo è riuscito a riportarsi al secondo posto. Sì, infatti la parte centrale l'ho partita un po' e Di Renzo è riuscito a recuperare. E poi verso la fine ha mollato e io ho preso fiducia e sono andato a vincere. Devo dire che onestamente Luca Lacchieri se l'è meritata sul campo. Assolutamente sì. Sono partito a bomba, poi non sono riuscito a fare tutti i 30 in salita e, diciamo, verso fine, a fine della discesa non sono mai convinto matematicamente di vincere perché ho detto tanto non mi prendo in pianura e invece mi ha tirato uno schiaffo proprio in pianura, sono andato via e io ho tirato il più possibile, anzi, ma pure dato un 10-20 metri e una bella lezione, va, anche in pianura. Questa qua è la tua gara, sei capace a gestirla e l'utile, se non la gestisci bene, non arrivi con le gambe in fondo. Tu hai saputo arrivare, nonostante che ti sei dovuto buttare, penso, in discesa per recuperare lo svantaggio, hai saputo recuperare, mentre abbiamo un altro arrivo per la Libertà Sforno, Giacoletto Capas, bravissimo.
hai saputo gestire e sei arrivato giù, non so se sei arrivato con le gambe o è proprio stato il tuo spirito e la tua voglia di vincere per l'ennesima sesta, per la sesta volta, scusa, inizio a perdere i conti, per la sesta volta il Frusinese, nessuno mai ti prenderà più con me. Questo è considerato la mia gara. Io ci tengo tantissimo perché è proprio una gara per le mie caratteristiche. Sapevo che di gioia prendeva un ritmo costernato dall'inizio, infatti ho lasciato andare perché sarei scoppiato se provavo, anche solo se lo saltavo a star lì a 10-20 secondi. Poi in discesa ho rischiato tutto. Questa volta penso di aver fatto il mio miglior tempo in discesa, quindi c'è qualcosa. Poi non lo vedevo più, però ho continuato sempre a insistere finché l'ho visto quando di discesa è entrato in pianura, ho detto di gioia qua, mi va via, invece sono andato via io a lui e... Francesco, poche settimane fa a tentare il record del Breccia Velone, tentare di uscire tra l'altro, e oggi è qua l'altro arrivo. Ancora altri arrivi con Salvatore Scardamaglia, sempre presente, e poi abbiamo all'arrivo anche la discesa. Io non vedo bene, ragazzi. No, ma non era. Bravissima. Grazie. Al tavolo della Fidas, la presente che sta prendendo tutte le istruzioni per il... Arriva Daniele, ricordo al Lorenzo, mentre è arrivato anche Merlo Fausto del Baude Nasca. Bravo Daniele! La salita. Sì. Oggi non benissimo perché ho sofferto i giorni di fermo, quindi ho dato quel che potevo, ho capito da subito che ero cotta, mi mancavano le forze, però il Musinè alla fine è da fare, quindi anche se mi allenavo da 10 giorni ho deciso di venire a farla la gara. Ci tenevo e l'importante per me è essere arrivata su oggi. Di certo se penso al mio tempo dell'anno scorso rimpiango un po', in effetti ero andata forte, me ne rendo conto oggi che ci ho perso 3 minuti in più. Complimenti comunque, bravissima. Grazie.